Dopo essere scampato alla morte che i cittadini inorriditi volevano infliggergli, il mostro di Frankenstein inizia a vagare solitario e capisce che non gli conviene tanto andare in giro a spaventare contadini o ammazzare bambini, che poi queste sono cose fastidiose, la gente permalosa e se lo lega al dito. Decide così di godersi più la vita. Si rilassa, impara a parlare, beve vino, fuma il sigaro. L'unica cosa che gli manca è la figlia. Così pretende che il barone Frankenstein gli fabbrichi una femmina. Quello che l'ingenua creatura non aveva considerato è che generalmente le femmine della specie umana tendono a desiderare maschi di livello superiore al proprio. Perciò un uomo obiettivamente poco attraente e composto da parti di cadaveri rianimati non è certamente sufficiente a soddisfare le richieste di una donna cadavere rianimata. Perciò il mostro viene ovviamente rifiutato. E siccome in ogni laboratorio che si rispetti c'è inspiegabilmente sempre un dispositivo per l'autodistruzione e lui preferisce farla finita subito piuttosto che autodistruggersi lentamente di pippe e solitudine, lo attiva e il laboratorio esplode. Ma Frankenstein non si sa come si salva. Fine!